Bentornati sul canale Aperto Questo Blog, io sono il Gonz e oggi sono qua a parlarvi di Blood Bags. E Scars of Xavier. I'm not going to hurt you. I'm going to kill you. Due film indipendenti inediti in Italia, disponibili in esclusiva sulla piattaforma di CG Entertainment, CG Digital. Ho avuto la fortuna di poterli vedere appena sono usciti. E niente, vi voglio parlare un po' di questi film, farvi una sorta di mini recensione. Allora, Blood Bags è un film di Emiliano Ranzani. È un film indipendente che però è fatto veramente molto bene. Ha una storia che ricorda veramente tanto Castle Freak di Stuart Gordon. Addirittura potrebbe essere considerato quasi un remake o un reboot di quel film. Castle Freak è un film fenomenale. Blood Bags è un film interessante che sicuramente non spicca per originalità, ma è realizzato veramente molto bene e devo dire che riesce abbastanza a intrattenere. In più, diciamo, viene aggiunto l'elemento del morbo di Gunther, che è un morbo a cui il folklore ha attribuito, diciamo, la nascita del vampirismo. Quindi diciamo che Renzani e Co sono riusciti a metterci anche un po' di elementi creativi loro. Devo dire che il film è abbastanza gradevole e niente di eccezionale, però è un'esclusiva, è un film fatto veramente bene, tant'è che appunto la Devil's Work lo distribuisce e lo trovate come film veramente inedito in Italia sulla piattaforma CG Digital, quindi veramente molto interessante. L'altro film in esclusiva su CG Digital è Scars of Xavier, un film tedesco di, adesso qua è difficilissimo, Kai Bogatzi, vabbè, probabilmente ho detto una parolaccia, non lo so. Comunque è un film che vanta, diciamo, un cast di attori un po' tedeschi, un po' italiani, un po' americani. Entrambi i film sono recitati in inglese, quindi sulla piattaforma li trovate con i sottotitoli. Scars of Xavier è, verrebbe da dire, l'ennesimo film che segue le vicende di un serial killer dal punto di vista del serial killer, ma devo dire che si distingue per originalità, sia per le scene che vengono create, sia per i retroscena riguardanti l'infanzia del killer, del serial killer, che diciamo non ha avuto un'infanzia molto bella, anzi nel suo passato ci sono degli episodi piuttosto scabrosi, e in più ci sono tantissime scene molto interessanti, tra cui una bellissima scena di questo omicidio. Sembra brutto dire una bellissima scena di omicidio, però è a livello estetico è veramente molto bella e viene rappresentata in slow motion, mandata al contrario. È veramente qualcosa di sublime per chi ama il cinema slasher violento, insomma quegli horror un po' così malati. Il protagonista è veramente molto bravo, è riuscito a costruire un personaggio veramente molto magnetico e particolare, veramente un film veramente degno di nota, che vi consiglio assolutamente di vedere. Anche questo lo trovate sulla piattaforma CG Digital. E niente, sulla piattaforma ci sono altri film horror, non ancora tantissimi, però pian piano ne verranno aggiunti. Tra l'altro mi sento di poter dire, perché mi è stato confermato, che comunque arriveranno tanti altri titoli della Devil's Work, e questa è una bella notizia, perché sono titoli che sarebbe stato veramente difficile vedere in Italia, e grazie a questa nuova realtà di CG Entertainment ne potrebbero arrivare veramente tanti, quindi un'ottima cosa. Avete la possibilità di noleggiarli a 4,99€, oppure di scaricare definitivamente la vostra versione digitale a 9,99€, mi sembra. Poi probabilmente più avanti ci saranno anche delle fantastiche offerte, spero. Insomma, questo è tutto per, diciamo, questa sorta di mini recensione di Blood Bags e Scars of Xavier. E insomma, volevo anche parlarvi di questa piattaforma nuova di CG Entertainment, perché mi sembra un canale interessante e va a rispondere a una richiesta, un'esigenza che c'è sempre di più da parte degli appassionati di horror, di poter vedere titoli indipendenti di nicchia che ovviamente hanno difficoltà a espatriare dai loro paesi. Quindi questo è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche. Ci vediamo al prossimo video.